partendo dal tema di oggi, che è il tema della misericordia, sì. Tu a un certo punto hai detto l'unica cosa che ci può tenere lontano dalla festa della perdonanza è quella di pensare di essere giusti. Certo. Per definizione noi sentiamo nel profondo del cuore proprio di essere chiamati una grande bellezza, tutti quanti siamo chiamati a qualcosa di molto bello, di alto, di nobile, e sappiamo di essere nobili, però sappiamo in una qualche maniera che questa nobiltà ci sfugge, ce la perdiamo, un po' la vediamo, un po' non sappiamo nemmeno più dove sta. Ecco, ammettere questa povertà è la nostra salvezza, cioè ammettere è come se quando vado dal medico devo dire i miei sintomi, se no non mi può curare. È necessario che io sia consapevole di questa bellezza perduta, cioè sapermi non giusto è un modo per restare sempre stupito di fronte alla vita e prendere tutto come un regalo, quale è veramente. Cioè abbiamo bisogno di restare in contatto con la verità. Non è questione di essere tanto umili da riconoscere di non essere giusti, ma di essere semplicemente veri, semplicemente autentici e sapere che io non sono il prete che dovrei essere, non sono l'uomo che dovrei essere, il fratello che dovrei essere, l'amico che dovrei essere. So che amare si può amare sempre meglio, si può amare sempre di più e sono amato in una maniera che mi imbarazza. A Dio non riesco mai a dare abbastanza, non sono mai in pari, i conti non tornano con Dio, mai, mai, i conti non tornano, per fortuna, perché lui ama amarmi così, ama che io abbia un cuore ferito dalla misericordia. Questo è il sistema di incontrare. Incontrare il Padre vuol dire incontrare una generosità infinita a cui io non so corrispondere, a cui mi piacerebbe corrispondere, qui provo a corrispondere così. E Dio, di fronte a quello che io faccio, è come un papà che riceve un disegno tutto storto di un bambino ed è tutto contento del disegno. Quando io faccio le mie cose e sembra che ho fatto chissà che, lui prende questo disegno tutto storto e dice grazie figlio mio, ed è contento, perché questo è un po' l'atteggiamento con cui stiamo davanti a te. Bimbi amati, bimbi coccolati, accolti, con cui Dio ama usare tanta tenerezza. La tenerezza è lo sguardo vero, è il colore vero di Dio, è la ricchezza, è l'autentica natura di Dio, la sua tenerezza. Questo è qualcosa di cui abbiamo disperatamente bisogno, a priori.